Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e benvenuti in questo video dove vi voglio spiegare abbastanza velocemente che cosa sono gli IVO. Se avete seguito e seguite il mio canale, vi ho già parlato di un Evo in particolare del 2016, guardando la storia di Hungry Box. Se non l'avete vista, vi invito ad andarla a vedere qua in alto. È davvero un video interessante, secondo me, in Italia non si è mai visto. Il vero nome degli Evo è Evolution Championship Series. Hanno preso la parte di Evolution, l'hanno troncata e hanno creato Evo. Ma non si chiamavano così nel 1996, si chiamavano Battle by the Bay e era soltanto un piccolo torneo di Street Fighter 2 Turbo e Street Fighter Alpha. Si è evoluto poi negli anni diventando, giorno d'oggi, il più grande evento e-sport di picchiaduro esistente sul pianeta, che va a collocarsi insieme a tutti gli altri eventi giganteschi come possono essere le finali di Dota, League of Legends, il CSGO, il World Championship di StarCraft 2. Fa parte delle grandi manifestazioni degli e-sport. I vari Evo di questi anni possiedono e sono impregnati di storie, di momenti emozionanti che uno può veramente cominciare a paragonare al mondo dello sport, ma quello vero, non quello elettronico come purtroppo ancora molti considerano di serie, neanche di serie B, di serie C. L'Evo Moment 37 di Daigo Umehara è qualcosa di incredibile. Il ritorno di Justin Wong, Tokido che si leva la maglietta, Sonic Fox che si leva il cappello per la prima volta e fa un comeback incredibile in finale, la leggenda Alex Val che su Bonchan, ormai oltre quarantenne, riesce a fare un comeback su Street Fighter 5 battendo il coreano in una maniera che neanche noi pensavamo fosse possibile. È pieno di eventi che fanno venire la pelle d'oca, tradotta sempre in quella dialettica un po' all'americana della esaltazione dell'atleta in quanto privi di una letteratura tale che possa manifestare l'epicità eroica e l'epica in quanto tale come noi europei abbiamo. Questo, ragazzi, per me è un mondo meraviglioso da poter far uscire e vi dico e vi annuncio già che il 4, 5 e il 6 luglio, ora vediamo se tutti e tre i giorni o comunque sicuramente un giorno, io e probabilmente il buon Gabemaru del podcast Clamoroso, che anche lui ne sa pacchi, faremo la telecronaca e il commento italiano sicuramente dell'evento di quel giorno lì, che sembrerebbe essere, in base alle informazioni date dal sito della Evo Online, Dams Fighting Hearts. Se non sapete cos'è, non temete, vi porterò un video su questo gioco che è nuovo, l'abbiamo solo visto nel torneo del CEO del 2019, ha vinto oltretutto il solito Neko. Questo poi ne parleremo, cominceremo anche a capire chi sono gli atleti che competono in diversi giochi, non c'è soltanto, vi faccio un esempio, Daigo Umehara non è che giocava soltanto a Street Fighter 4 e Street Fighter 5, no, lui vinceva anche Guilty Gear. Sonic Fox, per esempio, sì, famosissimo su Mortal Kombat, ma lui nello stesso Evo è riuscito a vincere sia Mortal Kombat sia Dragon Ball Fighters. Quindi competono su più livelli. E queste sono storie, secondo me, di sport, sport che l'Italia ha bisogno di sentire, ha bisogno di vedere in italiano. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a guardare tutti i miei altri lavori e a condividerli con i vostri amici se pensate che vi possano piacere o che possano interessarvi. Seguitemi anche su Instagram e su Twitch, dove vado live lunedì, mercoledì e venerdì alle 9 o comunque anche a volte al pomeriggio, vi faccio sapere sempre su Instagram, quindi vi rimbalzate tra i due social. Vi auguro una buona serata e dei buoni spettacoli. Un trifoglio per te, uno per me e uno... Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.